All'interno della Festa della Musica organizzata da Antonio Jazzi dal 24 febbraio al 2 marzo al Centro Coop di Sesto Fiorentino si è tenuto l'ITFIBA Day per parlare del gruppo toscano a 360 gradi. Il pubblico ha avuto l'occasione unica di avvicinarsi alla band fiorentina attraverso un giorno intero ricco di eventi, incontri, stage, seminari tenuti da professionisti del settore, mostre, concerti, filmati e video inediti. Ospite della giornata il batterista Luca Martelli, che ha seguito la band durante il tour per la reunion del 2013. Volevo suonare assolutamente rock, non avrei mai voluto, che ne so, farti un esempio, Eros Ramazzotti o robe del genere, pop. Io non sono proprio un batterista pop, io volevo suonare musica rock e cazzo, ho beccato il gruppo più rock che c'è, quindi va benissimo, io sono contentissimo. È stato un vero e proprio viaggio con l'ITFIBA, quello di Bruno Cassini, ex manager storico del gruppo, che ha raccontato storie e aneddoti inediti sui favolosi anni Ottanta. La Mefisto Festa era una performance dell'ITFIBA al teatro di Rifredi, che all'epoca si chiamava Casablanca, che era un locale rocchettaro degli anni Ottanta a Firenze, ed era nel febbraio dell'82, ed era una cosa che durava mezz'ora, poco di più, in cui Piero usciva da questa bara, che non so dove avesse trovato, francamente, e tutti gli altri suonavano, e tutto il concerto praticamente dura da quando lui si alza a quando arriva al microfono e comincia a cantare quattro brani dell'ITFIBA. E la cosa incredibile è che questa bara poi, insomma, ha girato per tanti anni in case, cantine dove provavano loro, e poi è diventata un contenitore di legno sulla sua macchina e la sua Peugeot, e per metterci strumenti per fare i concerti in tutta Europa. Ed è stata una cosa incredibile, perché è stata una cosa molto dark, come si soleva chiamarla all'epoca, e l'unica concessione dell'ITFIBA alla performance teatrale, perché loro hanno fatto sempre concerti. Ha partecipato all'ITFIBA Day anche Gianni Maroccolo, che iniziò la sua carriera come bassista dell'ITFIBA e che ha pubblicato da poco il suo nuovo atteso disco solista in collaborazione con Claudio Rocchi. Un disco particolare, molto, molto strumentale, molto musicale, con i testi di Rocchi. È un disco che non uscirà nei negozi perché è stato fatto con questa formula del crowdfunding, per cui rimarrà un progetto, come dire, circoscritto fra noi due e questi 1000 coproduttori che hanno reso possibile il progetto, insomma. Il progetto si divide in tre parti, ha un libro, un album in vinile pregiato a tiratura limitata e un CD tutto fatto in maniera artigianale, sia a livello audio che a livello di confezione in carta nepalese, ed è così, è nato fra noi e chi amava la nostra musica. Cosa ti manca della vita con l'ITFIBA? Mi mancava l'essermi ritrovato umanamente con l'ITFIBA, con Piero e con Ghigo, questo, per quanto con Piero sia sempre stato in buoni rapporti. Ci siamo ritrovati 22-23 anni dopo insieme e devo dire che ora non mi manca niente della vita con l'ITFIBA, perché abbiamo recuperato fra di noi un rapporto umano che prescinde quindi dal